Siamo la marmotta. Ragazzi, con sommo piacere, io riapro ufficialmente la stagione delle gare Trasmog 2022 con questo grande ritorno a tema libero. E quindi, calcio d'inizio. Un ottimo lancio. Allora, io direi a sto punto facciamo. Io comincio a leggere i nomi e scenderete qui davanti a me per far vedere il vostro Trasmog. Quindi io comincerei dal basso della mia lista e chiamerei Borklord. Fatti avanti. Eccolo che arriva con un passo fiero. Si avvicina, fermati pure. Ok, vediamo un po'. Ecco, bravo, bel 360, complimenti. Anche uno scottino. Ok, allora, Borklord, un hunter survival, quindi un troll fino in fondo con la sua lancia, ci propone spallacci e cinta del set dello sciamano di Cataclysm, di Dragon Soul. Però, c'è un però, è uno spallaccio di Dragon Soul e l'altro spallaccio è del set di Legion della prova del valore. Quindi è molto interessante. A cui ha accostato gli stivali della prova del valore. Certo, Gandius, vieni pure, vieni pure. Poi, pantaloni del set PvP di Pandaria. Guanti, presumo siano sempre dello stesso set. Con elmo dei Teschio Ridente di Draenor. E lancia di Hellfire Citadel, sempre di Draenor. Quindi un mix interessante, questo doppio spallaccio passa quasi inosservato, ma poi bisogna cadere un attimo l'occhio. Molto molto bene, molto molto bene. Ragazzi, quando io parlo di mix intriganti parlo di cose del genere, nel senso pezzi presi da varie espansioni che però riescono a stare insieme a livello cromatico. Ah, punta finale, la chest delle Island Expedition a tema Vrykul che ti danno l'effetto tatuaggi. Benissimo, benissimo. Un inizio scoppiettante da parte di Borklord. Torna pure a posto e intanto facciamo scendere il prossimo sfidante. Un signore della caccia ed in combattimento lanciarsi. Ok. Ha mascherato per nascondere la sua umanità. E in combattimento lanciarsi come le bestie che caccia, una furia cieca per la sopravvivenza. Bellissimo, bellissimo. Anche un po' di flavor, di background. Vediamo un po', vediamo un po'. C'è spazio, Lion. Vieni, vieni, venite, ragazzi, venite, venite. C'è ancora tempo, venite tutti quanti. Per partecipare basta cercare il gruppo organizzato. Gara Rasmog Jameson, sia lato Orda che lato Alleanza. Quindi venite pure. Lato Alleanza ci sta il gruppo, venite, venite. Quella c'è sta il copyright, effettivamente. Bella Nico, buongiorno e buona live. Aspetta, facciamo anche il so ai Greedy Golds, ragazzi. Greedy Golds. Quando vi servono i soldi, sapete dove andare. Ok, arrivo in Alli, perfetto, perfetto, venite, venite. Tanto trovate il gruppo organizzato grazie alla nostra Giulia. Allora, vieni, venga pure Kufunika. Jemit, vieni, vieni. Venga, venga. Attenzione, Kufunika scende con il drago di Karazhan. Questa entrata così. Un po' fiammeggiante. Ok. Anche lui ci propone qualcosa di Draenor. Spallacce cinta del set di Draenor. Con pantaloni e stivali leveling di Cataclysm, artifact del Rogue Assassination con skin da PvP, elmo, questa maschera che vedete, è del set di Pandaria di Orgrimmar, guanti del set di Cataclysm PvP. E chest, questa chest qui dovrebbe essere un qualcosa di
di un set da druido di Draenor, se non ricordo male. Dammi conferma, Kufunika. Non è importante, Gemit, puoi venire anche con un personaggio livello 10. Non è importante, puoi anche venire senza l'account attivo. Tanto, buongiorno, Tarfone. Funica Legion, ceste di Legion, ok, sempre da druido. Dovrebbe essere da druido questa qua. Perfetto, perfetto, Kufunika, anche tu, come sempre, non deludi mai, quindi prego, riaccomodati tra i partecipanti. Devo cercare gara Trasmog ai gruppi organizzati? Sì, vai gruppi organizzati, personalizzato, gara Trasmog Jameson. È Transmog. Sì, il fatto è che non ho nulla pronto. È che te. Vieni, vieni, ragazzi, partecipa. Il bello è partecipare. Questo è un momento di aggregazione. Facciamo vedere che la comunità italiana si aggrega in un unico punto e fa caciara insieme. Quindi, anche se venite in mutande, venite. Non è importante, è per divertirsi. Intanto, prossimo partecipante, il buon Gab86 con Mose. Mi piace che state scendendo tutti. Vai, scendete con le mount. Ah, mi piace questa idea, mi piace. Scende col suo dirigibile del Blitzcon. Attenzione possente. Allora Mose ci propone roba pesante dalla cheditone. Allora, spallacci Task of Mannoroth direttamente da Assedio di Orgrimmar. Ascia con la skin promo del film di Warcraft. Scudo direttamente da questo è quello di TBC o quello di Draenor? Fammelo rivedere, girati un po'. Questo è quello di TBC. Ok, quindi lo scudo gigante di Black Temple. Il Bulwark of Azinot, esattamente. Poi. Oh, boh, basta, ti fermo, capo. Sei ciungo. Ok. Poi cinta con questo teschione direttamente dal Warfront Darkshore. Oh, sì, Darkshore, sì. Warfront di Darkshore. Poi guanti e pantaloni dal set leveling di Vrat. Con stivali, plate, questi mi sa di Draenor, della forgia, di roccia nera. La versione cheap del Bulwark. Vabbè dai, è un classicone, è un classicone. Ma se è un server oppure posso entrare in qualunque server? Può entrare da qualunque server, perché tanto il gruppo è Cross Realm. Quindi ragazzi, non ci sono scuse, qualsiasi server, qualsiasi fazione, qualsiasi livello, venite. Perfetto, perfetto. Intanto ringraziamo Gabbo per questo trasmog bello potente. Torna pure nei tre partecipanti. Intanto controllo se arrivano giù. Intanto stivali di forgia, perfetto, perfetto. Intanto giù dammi sempre il feedback lato Alli se sta arrivando gente. Che nel caso mi fai scendere qualcuno. Tanto non è che uno deve fare per forza robe pesanti, ma è così. Esatto, quindi grazie per cazzeggiare, quindi venite, partecipate. Siamo in 4 al momento, 4 alli, allora fammi scendere un alli. Un alli del tuo gruppo, magari la gnoma che è venuta prima, pandemia, come si chiamava. Vai, facciamo vedere un alli adesso. Eccola, arriva la prima gnoma delle gare Trasmog. Dove vai? Vai, vai, mettiti là. Metti, torna subito. Stai corrompendo tutto, stai corrompendo tutto. Allora, aspetta che mi devo avvicinare perché la gnoma è mini. Una mini gnoma. Però stai calma, eh. Allora, benissimo così. Spallacci set mitico di Legion, direttamente. Sì, spallacci di Legion. Sì, spallacci di Legion, questi sono. Gli spallacci che prendevi direttamente sconfiggendo Gul'dan in Legion. Con l'elmo del primo tier. È figa sta gnoma. È figa, è figa. È un gnomo armato d'ascia. Elmo molto classico del primo set del Warlock. Con queste corna che spuntano alla fronte. Poi abbiamo la tabarda. Questa non mi ricordo il nome, ma viene dalle carte da gioco. Si droppava dalle carte da gioco, se non ricordo male. O dal Black Market. No,
Nature Tabard. Il secondo raid di Dino, se non mi ricordo. Si prendeva. Sì, no, è vero, si prendevano sia a Forgia, si prendevano a Forgia. Quella, chi è che ha messo il follow? Chi ha messo il follow? MIG87, buongiorno e benvenuto. O benvenuta. Poi, questa spada sempre da Hellfire Citadel, molto vil. E la gonna, se non mi ricordo questa gonna, però il lock l'ho giocato. La cinta invece viene sicuro da Legion ed è quel set a forma di ragno. Dovrebbe essere quello. E la gonna, mi sa che fosse quello di TBC. Tanto sto teschio che mi viene a guardare, cazzo di guardi. Buongiorno, buongiorno. Ok, dai, ci sta tutto, ci sta tutto. Mig, ma sei tu la gnoma? Fra i teschi vi capite, esatto. No, non sei tu, vabbè, perfetto. Va benissimo, allora prendi posto di nuovo tra i partecipanti, grazie per esserti mostrata, piccola gnoma. Grazie mille. E facciamo scendere Magmaster. Facciamo venire Magmaster adesso. Sì, no, quel teschio era geniale come cosa. Arriva Magmaster. Di tua sul Protogron. Protogron più Gron. Attenzione. Ok. Come al solito faccio partire l'Adrenaline Rush per sbaglio. Allora, Magmaster ci ha abituato in tutte le gare Transmog ad uno stile particolare. Lui è fisso con questa chest. Tanto aspetta, cerco di togliermi un attimo l'Adrenaline Rush che dà fastidio. Lui ci porta sempre questa chest e l'artefatto dell'Hunter Marksman. Questa volta ci porta un qualcosa di floreale. Quindi abbiamo questa chest tatuata. Cinta del set di Draenor con pantaloni. Sti pantaloni mi sa sempre di Draenor. Con queste cavigliere. Penso siano del set. Una sottigliezza proprio. Queste cavigliere che vengono dal set. Penso sia dei Silfi della Notte a questo punto. Direttamente da lì. E l'elmo, esatto, l'elmo degli Shandaren, quindi un mix interessante, guantini classic TBC, molto molto interessante, molto molto interessante. Fammi vedere un pochino dietro. Ok, la versione floreale, ok. Va benissimo, Magmaster. Torna tra i partecipanti e facciamo scendere il prossimo. Tanto ragazzi, vi ricordo che potete sempre unirvi. War Mode Off, qualsiasi livello, razzo via sud di Ajara. E facciamo scendere un altro Alli. Fatemi scendere un altro Alli che adesso ragazzi non so i nomi che ci sono. Vediamo un altro partecipante dell'alleanza, cosa ci porta. Chi scende? Lally scende giù, attenzione, con l'asinello. Quindi un look campagnolo. Vedo già una corona di fiori e un bastone con un bocciuolo. Ok, allora, umana. Ragazzi, anche gli umani ne abbiamo visti sempre pochi, a dire il vero. Ne abbiamo visti pochini durante le gare. Non ti leggo perché non c'ho l'interfaccia. Strega del raccolto di Gilneas. Ok, infatti ricorda un po'. La mamma di Homer Simpson. What? Ma che cazzo? Come la mamma di Homer Simpson? Praticato il druidismo rudimentale a Gilneas per assicurarsi il raccolto annuale. Sì, ok. Ma infatti ricorda molto la protagonista di Midsommar. Non so se avete visto il film, molto inquietante. Giù, però, non parlare ogni volta che devo togliere l'interfaccia. Gilneas era chiusa nelle mura, non commerciavano con i regni, per cui il raccolto andava male, carestie. Ci sta tutto.
Nel fantasy gli umani sono molto comuni. Sì, però dico nelle gare Transmog non le abbiamo. Sono perché l'Alleanza comunque ha partecipato sempre poco alle mie gare Transmog, non si sa perché. Adesso smetto di parlare. Allora, Giù ci propone. Ok. Mantello di Pandaria. Spallacci di Vrat, mi sembra. Corona di fiori. Poi cinta di Draenor e questa tunica, lo sai, non mi ricordo di che espansione è. Potrebbe essere Legion? Dico una cazzata. È di VOD. Di Draenor anche la cesta, ok. Non me la ricordavo proprio. E invece il bastone, dalle texture, direi che qua siamo sempre su un TBC. Oddio, forse anche Vrat. Bastone TBC Vrat? Confermi? Non me lo ricordo, ho improvvisato il bastone. Sì, no, ma a livello grafico Draenor ha avuto un sacco di belle cose, raga. Cioè, io lo dico sempre, Draenor non è stata brutta, è stata noiosa, il che è diverso. C'era tantissima roba interessante. Esatto, non c'era il contenuto, però. Ok, grazie mille Giù, procedi pure verso gli altri partecipanti e facciamo scendere il prossimo. Ok. Prossimo a scendere è Erminia. Venga pure Erminia. Nostro sfaggiana che. Sostenuto dalla community dei Greedy Ghouls. Attenzione, arriva con Invincibile. Arriva con Invincibile. Una flexata non da poco. Ok. Tanta roba. Spallacci del set del paladino. Una chest draconica. So che stai facendo con questo trasmog. So cosa mi vuoi trasmettere. Esatto, l'arma di Argus, bella flexata. E lo spadone di Aggramar. Ok. La chest mi sembra un qualcosa sempre da TBC. Questa chest draconica. Con poi pantaloni del set di Legion, guanti del set di Cataclysm insieme agli spallacci. Stivali mi sanno molto di Vrat. E cinta anche di Vrat. Allora io su. Guarda, questo set molto draconico avrei preferito due armi uguali. O fare due spadoni infuocati o due falci. Onesto, mi piace anche l'idea di mettere gli occhiali. E sulla cinta e sugli stivali è un po'. Forse avrei messo un qualcos'altro. Però nel complesso ci sta tutto. E il mantello mi sa che è quello leggendario, giusto? Girati un po', gira, gira, gira. Spalle Fireland. Sì, Fireland, quindi Cataclysm. Mi ricordavo. No, che non è quello leggendario. Il mantello, questo è il mantello. Questo mi sembra sempre di Vrat. Vuol dire una cazzata. Vabbè, comunque non è il mantello leggendario. Quindi, grazie mille Spaggiana per questo Warrior. E quindi io ti dico di andare. Facciamo scendere un altro Warrior. Questa volta Night Elf. Vedo un Night Elf Warrior lì dietro. Venga pure avanti, signorina. Venga. Tanto continua ad arrivare gente. Sembrava ridondante, però ho capito, faceva un bell'effetto. San Glimmer Cloak. Attenzione, anche i Night Elf, ragazzi, se ne sono visti pochi in realtà. Minchia, questo è un carro armato, questa donna, non è un.
Ale, che bello, facciamo gli applausi. Allora, molto molto Warrior, con un mix di pezzi che vanno da spallacci PvP, questi qua sono spallacci PvP del set, mi sembra sempre di Draenor, quello che poi c'ha la versione quella russa che si monta col corno. Poi chest, guanti, oddio, c'è un po' di ridondanza di pezzi qui, eh. Ci sono chest, guanti e stivali. Chest, guanti, stivali. Ok, sono tre pezzi. Plus. Chest, guanti e stivali del prova del valore. E cinta del set da Warrior di Legion, sempre. Con doppio artefatto. Ok, molto molto pesante. Guarda, avrei messo anche un elmo a sto punto. Ce l'avrei messo un elmo. Per rendere ancora più pesante. Devi sistemarlo bene, va bene, va bene. Però sì, appunto, il PvP di Draenor non lo ricordavo. Molto in tinta, esatto, sì. Va bene, va benissimo. Allora facciamo scendere il prossimo partecipante. Vedo un Worgen. Facciamo venire questo Worgen. Dai, diamo un po' di spazio all'alleanza, se no sembra che siamo faziosi. Invece così ci apriamo alla 9.2.5. Ci apriamo, ragazzi, al cross-faction. La cosa più bella che potesse uscire in Shadowlands. Quindi, grazie mille, Lion, per questa Night Elf. Facciamo scendere il Worgen. Prego, prego. Tanto, come si chiama il tuo personaggio? È il Rislilililil. Ok. Ah, Gadius. Gadius pure non è nuovissimo, come l'abbiamo già visto. Vuoi giocare con quell'agnoma, va bene. Questo Gadius ci porta sempre qualcosa di interessante. Lui ha sfruttato gli spallacci da paladino azzurri, che sono un recolor, se non sbaglio, delle Island Expedition. Mi pare una cazzata. E ci ha associato pantaloni e ceste del set di due set diversi. Del DK, cinta di un altro set del DK, l'elmo da Drast, direttamente da Netfe. E l'artefatto di Legion, Apocalypse versione azzurra. Questa fascetta sulle zampe è un po' meh. Ci avrei messo uno stivale, un qualcosa per coprire. Però mi piace l'elocromatico, è una bella idea. È un bel mostro, mettiamola così. Che poi il Worgen, una volta che lo copri, diventa altro. Sì, l'elmo è figo. Esatto, ha gli spuntoni con le spalle, esatto, è tutto un pezzo. Sono gli scaldamuscoli. Sarebbe un buon set per caldare donna, guerriera. No, no, si fa Lion. Sulla Night Elf ci sta tanta roba da poter fare. Intanto, appunto, Gadius col suo Worgen ha fatto varie. Ne ha fatte di gare Trasmog e ha sempre portato roba interessante. E il Worgen non è facile. Il Worgen non è assolutamente facile, cosa mi stai dicendo? Sono i piedi del set che si compra. Ah, allora mi sembra che si siano buggati. O sono dei calzini, cioè. Perché sono troppo azzurri. Sembra che c'è. Sono così, ma sembra che c'è calzini, però. Sembra che si è dimenticato di mettere le scarpe. Bella viaggio! Comunque, di solito non metto l'elmo sulle Night Elf per via delle orecchie. Però in realtà ci può stare, ci può stare. Che mi stai dicendo? Sono magici. Sono magici, va benissimo, dai. Gadius, grazie mille. Accomodati pure tra i partecipanti e facciamo scendere l'ultimo giocatore Orda. Facciamo scendere Nadir. Non si rompono, questo però è vero. Sono elastici. No, in realtà si rompono, che poi sfondano i ditoni così. Va bene, vieni Nadir. Nadir ci porta un piccolo Vulpera pirata. In Ali c'è il gruppo organizzato cerca Jameson. Esatto. Vieni, vieni. Che più che Orda è Algerino. ci sta. Allora, vediamo un pochino cosa ci porta il buon Nadir. Allora, vedo elmo di BFA di Najatar. Monospallaccio di Vrat. Con pantaloni sempre di Vrat. Chest di Legion.
bracciali a fasce di sempre Legion, dovrebbero essere qualcosa di inerente ai Demon Hunter, queste fasce, se non ricordo male. Stivali sempre di Vrat. E questa cinta, lo sai che non capisco che cinta è? Ah, il set di Vulpera, perfetto. Anche la cinta è di Vulpera. Sembra una corda con una fibbia in mezzo. Sai, questa cinta non l'ho mai vista. Allora, no, la cinta è di Najatar. Figo, figo, ok. Vedo che c'hai anche il mantello con... aspetta, che mi stai dicendo? BFA, ok, sì, Najatar è BFA. Caccia un attimo l'arma, fammi vedere l'arma. Ok, l'arma è sempre di Najatar, con tutti gli sconcigli sopra. Con tutti i molluschi, perfetto, perfetto. È anche la Fist Weapon a granchio, ci sta, ci sta. Non è vero, Broly, puoi ancora partecipare. Venite, ragazzi, questa è l'ultima chiamata, però. Vi faccio entrare, è l'ultima chiamata, venite pure. Quando metti il trasmog sulle spalle, ragazzi, sì, ci sta una spunta da mettere sotto e puoi cambiare in spallaccio singolo. Quindi puoi trasmogrifare il singolo spallaccio. Ragazzi, ultima call, se volete unirvi. Intanto, se ci sono altri giocatori alleanza, facciamoli scendere. Venite prossimo Alli. O altrimenti mandate le richieste, così vi invito. Se premi I... gruppi organizzati, personalizzato, c'è gara Trasmog Jameson. Ci sta sia la tua orda che la tua alleanza. War mode off, naturalmente. Naturalmente war mode off, Broly. Nakamura! Ragazzi, questa naturalmente è l'ultima colpa. Non faccio entrare più nessuno, perché altrimenti non la finiamo più. Vediamo questi ultimi protagonisti. Dai, però... cioè, sarà tosta decidere chi vince, eh. Io a sto punto, visto che siamo Alli e Orda, io farei un vincitore Alli e un vincitore Orda. Così facciamo in due categorie. Facciamo equo. Allora, vediamo un pochino. Ah no, manca ancora Margaret. Margaret, vieni pure giù, vieni, vieni. Facci vedere, vedo una nobile oscura. Quindi Margaret. Tensione, una flexatina anche lui o lei ci porta un qualcosa di draconico. Quindi con la sua staffa leggendaria di Cataclysm si trasforma in drago. Molto, molto bello. Ragazzi, questo colpo d'occhio è proprio figo. Perché a livello cromatico è riuscito a riprendere tutto ciò che c'è nella staffa. Avrei messo i gioielli dorati sulla Nightborn. Sarebbe stato molto, molto top. Che cosa mi dici? Comunque dico, volendo, per la prossima volta potresti dare un voto da 1 a 5 ai partecipanti per fazione. Poi oltre il singolo... sì, ragazzi, questa volta l'ho fatta molto più chilled. Poi torneremo a farle a modino. Intanto sta passando l'ambulanza. Intanto diciamo che qui abbiamo dei spallacci di Draenor, set di Torvaluna. No vabbè, comunque raga, questo è proprio bello. È proprio bello questo set. Cioè è in tema sia con i colori che con la razza. Cioè è proprio... molto molto... figo. Quindi dicevamo, e guarda, ti dirò che alcuni pezzi non so nemmeno da dove vengono, perché la cinta sicuro è qualcosa di... no, ti giuro, sono un attimo confuso. Allora, l'elmo è del set da mago di Legion, e questo ci siamo. Il resto penso che sia roba di in parte Vrat, in parte non... La cinta è di Shadowlands, ok. Ma la cesta, se non... chest gunna, queste particolari, se non... non mi viene. Cinta di Pandaria. Sì, è del set... set del prete. Set priest. Mi sa che è lui. Vediamo un po'.
Comunque, tanta roba. Mi ha un attimo stupefatto questo qui. Ripeto, se avessi messo mettiti anche i gioielli dorati su questa Nightborne e spacca proprio i culi. Complimenti. A questo punto vai pure tra gli altri partecipanti e facciamo arrivare Chest Vrat, Brigando Putrid Vest. Ok, allora mi ricordavo che era Vrat. Ok, grazie mille, Magret. Cazzarola, di Aegon addirittura. Mi sa che è il set di Orgrimmar di Pandaria. Ok, Putrid Vest. Va bene, va bene, va bene. Allora, scende. Se ci sono altri giocatori Alli, facciamo scendere qualcuno dell'Alli. O altrimenti scende Broly a questo punto. Dai, vieni, Broly, vieni. Il nostro admin di WoW Italia. Che ci porta un James Mog. Attenzione, un vero set da avventuriero, da esploratore. Set che il nostro Broly, quando non combatte, utilizza per le sue lunghe passeggiate per Azeroth. Cosa ci scrivi? Dedicato a te, ovviamente. Grazie, grazie mille, caro. Un fantastico set da avventuriero, ragazzi. Servono più set fatti così. Basta essere dei. Di questo dico in generale nel gioco, servono più pezzi Transmog per fare queste cose. Ci propone una camicia da boscaiolo con guantini senza dita direttamente da Classic, pantaloni di cuoio molto basic, questo è proprio un pezzo verde che si prendeva nei primi livelli back in my days, con una cinta direttamente da Najatar, che forse avrei messo qualcosina di diverso visto che hai queste alghe che penzolano, piccone, torcia e elmo dei coboldi, questa candela in testa con tanto di zaino direttamente da BFA, dalle visioni di Nzot. Quella candela rubata dai coboldi, esatto. No, sì, molto, molto figo, ragazzi. Molto, molto figo. Ripeto, spero che nella prossima espansione ci siano più oggetti comuni di questo tipo in HD, in modo tale da avere più Transmog, diciamo, con i piedi per terra. Molto molto figo Broly, il nostro carissimo admin di World of Warcraft Italia, il gruppo Facebook più grosso, grosso più grosso, con tanto anche di gruppo Telegram, quindi se non ci siete, siateci. Grazie mille Broly, torna pure a posto. No, no, poco, possono. Diciamo, se. Normale, se vieni in mutande e ti metti tanti pantaloni, dici aspetta, però. Deve esserci comunque un perché non metti qualcosa. Molto molto figo Broly. Quindi chi c'è rimasto? Venga pure Nakamura. Intanto giù, se ci sono altri ragazzi Alli, dimmelo perché mai scrivimi i nomi perché così so chi. Attenzione, un non morto. Un non morto. Anche lui ha cercato di fare un qualcosa inerente al suo. Alla sua arma. Ci porta un Transmog fuoco e ghiaccio. Quindi questa Alunet versione fuoco e ghiaccio. E ci porta una doppia versione dello spallaccio del set di Cataclysm. Quindi è stato un Frostfire. La gonna invece del set del Warlock di Vrat. Un altro bellissimo set, ragazzi, quello di CC. Guanti e cinta del set di Cataclysm, sempre del mago. E la tabarda, se non sbaglio, questa è di Pandaria, se non ricordo male. Un K al giorno. K al giorno di che? Molto, molto carina l'idea, originale. Poi si è messo. Poi. La finezza, ragazzi, la finezza di questo non morto. Si è fatto i capelli blu e l'elmo rosso, in modo tale che c'ha il blu che fa sempre il ghiaccio e la gemma che fa il fuoco. Quindi non da poco. Niente, dicevo le kill. Ah, dicevo kill a Broly. Ok, va bene, va bene. Amiba, sì, mi siedo bene, ma qua è un po' difficile, ragazzi. Qua la sedia è bella scomoda. Intanto, grazie mille. Nakamura.
L'hai fatti anche realmente, minchia, quindi mi immagino. Ma ce l'hai, c'hai lo stesso taglio? Porti anche tu il taglio così, questa cresta orizzontale? Intanto Nakamura torna a posto. Ah, le kill cast sul PG, ok. Ok, ragazzi, se è rimasto qualcuno alli, tanto salgo nella platea per controllare se ho visto tutti. Qua ci sono tutti. Penso non manchi più nessuno. Qualcuno che si doveva ancora aggiungere al gruppo, ragazzi. Di quelli che mi hanno scritto prima. Ok, nessuno più ha fatto richiesta. Allora a questo punto vi dico di scendere tutti quanti e di mettervi tutti quanti schierati. Così chiamo i vincitori. Siete tutti quanti schierati così. Siete tutti quanti bravissimi, ragazzi. Non c'è stato nemmeno un bra moment. Veramente sono contento di aver ripreso a fare gare Transmog. Sono contento che siate qui tutti quanti. Questa partecipazione massiva. Fammi contare effettivamente quanti ne siamo. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partecipanti. Dai, per essere una gara Transmog dopo 6 mesi, così tanti partecipanti e soprattutto misti. Ci sta. Ma che ban per il Vulpera. Ha fatto un bellissimo Transmog pirata anche lui. Abbiamo Vulpera, gnomi, umani, Night Elf. Cioè, è bella questa cosa. È molto molto bella. E adesso sarà difficile effettivamente sarà difficile effettivamente decidere chi vince. Intanto faccio una carrellata. Mettiamo così. Se li vediamo tutti. Ok. Ma è tosta. È proprio tosta. Mi piace un sacco quello di Magret. Sì. Raga, guarda, cioè, mi sa che a mani basse. A mani basse Magret mi ha letteralmente stupito. Cioè, se, io ripeto, tutti quanti bravissimi. Il lupo blu è fico. Io quoto Margaret. Sì, esatto. Ragazzi, che si faccia avanti Margaret per Lorda. Margaret, sei il vincitore barra vincitrice, la tua orda di questa prima gara Transmog. Naturalmente, ragazzi, non andate via che dobbiamo fare una foto tutti quanti insieme. Io sono veramente contento. Ripeto, di aver fatto questa gara. Scrivimi in chat su Twitch, così posso darti un pensierino, posso darti un regalino per aver vinto la tua orda. E nel mentre vediamo lato Alli. Lato Alli. Lato Alli pure è tosta. Fatemeli rivedere. Allora, la Night Elf. Bella massiccia. La gnoma. Molto malefica. L'umana. Molto botanica. Il worgen. Molto diabolico. Fammi vedere un po'. Ma lo sai cosa ti dico? La gnoma. Mi piace la gnoma. Gnomo Warlock, pure un altro grande classico. Queste cornine perché è riuscita a mettersi roba senza fare una cozzaia, è riuscita a mantenere il tutto. Molto molto figo. Ragazzi, io ripeto, tutti quanti bravi. Veramente tutti quanti bravi, ragazzi. Altissima qualità, come sempre. All'elmo del tier 1, esatto. Che un Marlock, si sta corrompendo tutto. Anche tu, cara gnoma, scrivimi
scrivi in chat qui, così posso darvi, ragazzi, un regalino. Intanto metteteci tutti quanti da un lato, facciamo una bella foto da mettere in pagina. Mettetevi tutti quanti dietro di me, facciamo una bella screenshot. Madonna mia, zia Torsola, ma sei un continuo, ma sei un continuo. Smettila di fare queste cose. Smettila di farmi queste cose di nascosto. Sei subdolo, sei veramente subdolo. Allora, mettetevi tutti quanti bene, ragazzi, mettetevi tutti quanti belli compatti perché sennò la screenshot non viene.